prego di prendere posto, anche se capisco che molti di voi che hanno partecipato al precedenti convegni sono anche un po' stanchi da allora, quindi cerchiamo di essere brevi e costruttivi e iniziamo. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità, gli agricoltori, le organizzazioni di categoria, i tecnici e gli esperti presenti, anche a nome del Presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, che mi ha invitato a ringraziarvi per la passione che voi tutti mettete a disposizione del settore agricolo e dell'agroindustria. Desidero anche ringraziare la nostra dirigente, i nostri funzionari, per il grande lavoro svolto in questi 2 anni che mi hanno visto assessore all'agricoltura ed in cui abbiamo lavorato fianco a fianco per conseguire tanti risultati e insieme raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. In questo particolare momento di inizio d'anno mi sembra importante presentare un resoconto di quello appena trascorso e soprattutto dire che cosa siamo riusciti a fare nella nostra regione per l'agricoltura. In un momento poi successivo cercherò di tracciare invece le prospettive dell'attività di supporto economico ed amministrativo che l'assessorato all'agricoltura porterà avanti per gli anni a venire dopo il via libera dell'Unione Europea per l'approvazione del nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020. Ecco, quali sono le performance dell'agricoltura marchigiana e dell'assessorato all'agricoltura delle Marche? Per prima cosa desidero parlare del risultato ottenuto con il piano di sviluppo rurale per informare che le risorse che abbiamo avuto assegnate sono state regolarmente pagate anche quest'anno, raggiungendo la performance dell'N+2, che come sapete ci permette di mantenere come Italia e come Marche tutta la dotazione iniziale e non avere decurtazioni in futuro. Parliamo di circa 80 milioni di euro per il 2014 che sono andati a vantaggio del sistema agricolo, agroalimentare ed economico della nostra regione. La macchina amministrativa regionale funziona e credetemi, non è così ovunque, nonostante la forte burocrazia europea. Siamo alla conclusione della programmazione 2007-2013, ma come sapete abbiamo cercato di emanare anche nuovi bandi a pronto effetto. Possiamo dire così, sia per l'agricoltura con la misura 123 per un totale di 8 milioni di euro, aiutando tutto il settore della trasformazione, sia per le aziende agricole, la misura 121, per un totale di oltre 30 milioni di euro, in modo da avere la certezza che tutti i fondi relativi all'ultima annualità siano spesi a vantaggio del sistema agricolo ed economico marchigiano. Tengo a far presente che i giovani e le donne, con il pacchetto giovani in particolare, sono stati e saranno al centro della nostra attenzione. Molti giovani hanno aderito al piano di sviluppo rurale 2007-2013 ed hanno avuto risorse per il primo insediamento. Ora, con la nuova programmazione, puntiamo a rafforzare questo sostegno, privilegiare la componente lavoro del sistema agricolo, avviare una più equa redistribuzione territoriale delle risorse. Sempre relativamente al piano di sviluppo rurale abbiamo cercato di semplificare e rendere più veloci tutte le procedure. Per le imprese questo aspetto è fondamentale. Ecco, io ritengo che con i miei collaboratori sia stato eseguito tutto quanto fosse possibile fare, ecco, compatibilmente con il fatto che la programmazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 era già stata costruita e concordata con Bruxelles. In particolare, al fine della semplificazione, perché insomma è stato
attrazione delle domande di PSR investimenti, responsabilizzando tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti, soprattutto i tecnici, i progettisti. Abbiamo ridotto notevolmente i tempi istruttori di elaborazione delle domande di aiuto. Abbiamo semplificato le procedure della presentazione delle varianti, adeguamenti tecnici e modifiche non sostanziali. Abbiamo approvato una nuova modalità di presentazione e liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, dei saldi. Quelle che ho indicato sono solo alcune delle procedure che abbiamo semplificato, poi penso all'UMA, alla certificazione IAP, eccetera, ma che hanno portato ad un importante miglioramento dei procedimenti e accorciato i tempi burocratici, sempre nell'ottica di un giusto compromesso tra velocità di liquidazione degli aiuti agli agricoltori e regolarità procedurale. Prima di arrivare alla nuova programmazione vorrei ricordare alcuni elementi positivi della nostra agricoltura. Il primo elemento è che la politica di qualità, il marchio QM, sta portando ottimi risultati. Il secondo elemento è che il vino è l'ambasciatore delle Marche nel mondo. Nel 2013 il volume di affari del settore vitivinicolo è stato di 136 milioni di euro, più 8,8% rispetto al 2012. L'esportazione è stata pari a 68 milioni di euro, più 36% rispetto al 2012. Anche qui la macchina amministrativa ha funzionato molto bene, distribuendo tutte le risorse dell'OCM Vino. Abbiamo richiesto di impegnare anche quelle del 2015. Il biologico è in costante ascesa e le Marche si situano tra le regioni più biologiche d'Italia, con un incremento superiore alla media. Abbiamo lavorato molto e con ottimi risultati anche sul versante dell'innovazione sociale e sul miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali. Ecco, vi ricordo l'iniziativa degli agrinido di qualità, il progetto sulla longevità attiva in ambito rurale, nuove attività turistiche, agriturismo in prevalenza, per un contributo concesso di 2,7 milioni di euro. 79 avviamenti di servizi essenziali per l'economia e servizi alla popolazione delle aree interne svantaggiati, finanziati per un contributo concesso di 4,3 milioni di euro con il programma LEADER. Per quanto riguarda i segmenti che forse interessano di più oggi, le performance per il sostegno alle imprese sono le seguenti. Si sta procedendo con il rafforzamento del sistema del credito agrario regionale in collaborazione con Confidicop delle Marche, che gestisce il fondo di garanzia a cui la Regione ha contribuito con proprie risorse per 1 milione di euro, permettendo di garantire finanziamenti alle aziende agricole pari a 8.500.000 euro nel 2014, da aggiungere 39 milioni già garantiti nel biennio 2012-2013. Sul versante calamità abbiamo garantito la disponibilità finanziaria per tutte le domande in graduatoria per 7 milioni 800.000 euro per gli interventi nevosi del 2012. Per le calamità di novembre 2013 e maggio 2014 sono attivate tutte le misure di aiuto. Le domande ricevute sono in fase istruttoria, l'importo è di 1.300.000 euro. Inoltre, sul fronte della spesa assicurativa per la prevenzione dei danni in agricoltura, abbiamo garantito ai consorzi di difesa l'aiuto regionale per 450.000 euro. Abbiamo avviato il nuovo e unico consorzio di bonifica regionale, che si è subito attivato per mantenere il reticolo idraulico funzionale al contenimento dei danni causati dalle alluvioni al sistema idrogeologico. Il progetto più importante affidato a questo ente è comunque quello relativo al potenziamento delle infrastrutture irrigue. Sono stati già realizzati attraverso il consorzio di bonifica delle Marche progetti per oltre 20 milioni di euro, chiedendo ed ottenendo una modifica specifica del piano di
2007-2013 e opere essenziali per il potenziamento del sistema irriguo marchigiano con l'aiuto dell'obiettivo imposto dalla programmazione di spesa dall'N+2. Abbiamo posto l'attenzione anche sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura e in accordo con l'INAIL è stato messo in campo il bando per la messa a norma delle trattrici. Sono state finanziate 337 domande per 300.000 euro e con il bando per la formazione e la sicurezza dei lavoratori in agricoltura sono stati destinati altri 1.600.000 euro. Ora andiamo alla nuova programmazione. Non vi nascondo che siamo tutti molto soddisfatti, da chi vi parla, alle organizzazioni di categorie agricole, alle associazioni ambientaliste, a tutti gli operatori dei settori sostenuti con i due pilastri dell'Unione Europea per l'agroambiente. Nelle Marche arriveranno 1,3 miliardi di euro, di cui circa 540 milioni per lo sviluppo rurale, il PSR, il secondo pilastro, che stiamo per approvare definitivamente dopo la trattativa con Bruxelles. Di questo poi ve ne parlerò dopo. Ecco, entrando nello specifico del primo pilastro, la PAC, cioè gli aiuti all'estero, la PAC mette in campo circa 135 milioni di euro ogni anno per i pagamenti diretti che interessano oltre 30.000 aziende. Saranno circa 840 i milioni che arriveranno agli agricoltori con la nuova PAC da qui al 2020. Dopo la definizione delle risorse e della ripartizione del secondo pilastro del PSR, per il quale abbiamo raggiunto un risultato molto importante, con 540 milioni di euro per le Marche, 50 milioni di euro in più rispetto alla scorsa programmazione, sono state compiute importanti scelte per il cosiddetto primo pilastro, quello cioè relativo ai pagamenti diretti, conosciuto come aiuti per ettaro. Vi ricordo l'inserimento di un premio aggiuntivo per i giovani al di sotto dei 40 anni, che nelle Marche sono oltre 900 e che abbiamo l'ambizione nella prossima programmazione di raddoppiare e che hanno diritto all'aumento del titolo pari al 25%. È stato inoltre ricercato un ulteriore metodo di semplificazione che si concretizza con la soglia minima dei pagamenti e il regime dei piccoli agricoltori. Fino a 1.250 euro sono erogati aiuti senza dover ripetere la domanda annuale e rispettare tutte le regole ambientali aggiuntive. Vorrei ora soffermarmi sul sostegno accoppiato previsto dalla nuova PAC del primo pilastro. Abbiamo cercato di raggiungere obiettivi di carattere nazionale per salvare settori in crisi o che al momento soffrono più di altri della convergenza e della concorrenza di altri paesi. Per quanto riguarda le Marche, abbiamo puntato ad avere maggiori risorse per le vacche nutrici e quindi per la linea vacca vitello e quindi per la valorizzazione della nostra razza marchigiana. Per noi poi la scelta più importante è stata quella, lo ripeto sempre, me ne vanto, dell'inserimento del granuro e della dotazione per il solo centro Italia di 30 milioni annui di aiuti. Una battaglia che ho fatto personalmente e da sola, proprio sola, in sede di conferenza delle regioni. E a volte avendo contro le regioni del nord che avevano altri interessi, le regioni del sud che ne avevano altri, ma addirittura avendo contro anche le regioni del centro che avevano il solo interesse per l'olio di qualità. Con questa l'abbiamo vinta, quindi ne sono orgogliosa. Ecco, noi qui nelle Marche rappresentiamo più di un terzo dei seminativi e nelle proteiche possiamo ammettere anche il pisello da industria e il fagiolino. La scelta è stata poi rivendicata anche da altre regioni che hanno compreso
l'importanza di questo settore strategico, però l'hanno fatto dopo, al momento della battaglia ero da sola. È stata una conquista per la produzione di pasta nazionale made in Italy, ecco, e per le nostre nicchie IGP. Noi per esempio qui abbiamo l'IGP della pasta di Campofilone. Ecco, la nostra pasta nazionale made in Italy, ecco, è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, e per arrestare la continua perdita di superficie grano duro, stimata negli ultimi anni in circa 500.000 ettari, si tenga conto che l'Italia già ora copre appena il 50% del proprio fabbisogno di frumento duro, indirizzata alla produzione di seme e pasta esportate in tutto il mondo. Per quanto riguarda il secondo pilastro, cioè l'utilizzo delle risorse con gli strumenti del prossimo piano di sviluppo rurale 2014-2020, posso affermare che siamo una delle prime regioni in Italia ad aver approvato in via da Bruxelles il nuovo piano. Purtroppo, non per colpa nostra, a Bruxelles il nostro piano è stato letto per ultimo, non certo per colpa nostra. Nonostante le numerose osservazioni che abbiamo avuto, poi in un primo momento ci eravamo un po' impauriti perché pensavamo di aver avuto tante osservazioni, ma ci sono alcune regioni anche più piccole che ne hanno avute molte, molte di più. Ecco, e in un incontro a Bruxelles con le Luori siamo stati confortati dal fatto che addirittura ci sono delle regioni che non hanno avuto nessuna osservazione perché il loro PSR è stato rimandato totalmente indietro per essere rifatto ex novo. Ecco. E quindi, nonostante tutto, la Commissione europea ha confermato in questi giorni che il nostro piano di sviluppo rurale, pur avendo la necessità di adeguamenti, è tra i programmi che presentano un buon grado di risposte alle linee di sviluppo dell'Unione europea. Il primo gruppo dei piani di sviluppo rurale italiani sarà approvato, speriamo, entro il 30 maggio 2015. Per rispettare questa data, i tempi fissati per i diversi passaggi sono proibitivi, ma la struttura regionale sta lavorando insieme al tavolo verde per poter raggiungere, con grande sacrificio, per poter raggiungere questo obiettivo. Ma è più probabile che si debba arrivare all'approvazione del piano di sviluppo rurale nel mese successivo, se tutto va bene. La prima questione da affrontare a livello politico è ovviamente quella delle modifiche finanziarie richieste dalla Commissione, ed in particolare aumentare la dotazione finanziaria per la banda larga di 17 milioni di euro, aumentare la dotazione dei fondi per le misure ambientali, cifra ancora non quantificata con esattezza, ma la DG Ambiente chiede sia garantita almeno la vecchia percentuale di risorse, e aumentare la dotazione destinata allo sviluppo non agricolo, cioè la priorità 6. Quindi, passando all'analisi delle problematiche relative alle misure, questi sono i principali problemi. Occorre dettagliare maggiormente le condizioni di priorità e tipologie di investimento per tutte le misure, ma in modo ancora più preciso per la misura 4.1, cioè gli investimenti strutturali nelle aziende agricole. La scheda di misura di sostegno ai giovani va rivista, ci eravamo basati sugli orientamenti del vecchio PSR, ma ora ci chiedono modifiche per condizioni di accesso, di premi, business plan. Le misure forestali presentano numerosi punti da modificare, obbligo di bandi, situazioni di investimento. Per le misure agroalimentari occorre potenziare le azioni a sostegno dei pascoli. La misura di indennità compensativa per le aree montane va modificata. Andrebbe rivisto inoltre ogni vincolo alla scelta delle misure da parte dei GAL. Ecco. Le modifiche finanziarie che fino ad oggi abbiamo condiviso con le associazioni di categoria vanno proposte alla Commissione europea in risposta alle loro richieste, che poi l'avvocato Martellini ve le spiegherà meglio nel dettaglio. Noi vogliamo sempre più un'agricoltura biologica e cibi biologici, farina, pasta, olio, frutta, verdura, legumi, carne, uova, vino.
le aree interne infine avranno un'attenzione particolare, dopo aver vinto la battaglia, come dicevo prima, che anche questa, no, che abbiamo portato avanti da soli, un'altra battaglia, insieme alla Regione Abruzzo e alle associazioni di categoria, insieme con Coldiretti, con lo stop definitivo alla speculazione sui pascoli marchigiani e abruzzesi, sancito con la promulgazione del decreto ministeriale che fissa le disposizioni applicative per la nuova politica agricola comunitaria. Ecco, questo provvedimento è stato importantissimo per le nostre aziende delle aree interne, di cui molte biologiche, in quanto sancisce che per avere diritto ai fondi comunitari occorre non solo la disponibilità dei terreni e dei pascoli, ma occorre anche che gli animali che vi pascolano siano di proprietà dell'azienda. Ecco, l'interesse dei nuovi affittuari, normalmente allevatori del nord con altissime quote PAC, era quello di utilizzare il possesso dei terreni per ottenere contributi comunitari, privando di fatto gli allevatori del luogo che magari da generazioni utilizzavano quegli spazi, sia alla possibilità di pascolare il proprio bestiame per l'enorme costo dell'affitto, sia di avere i finanziamenti. Sarebbe stato, come dicevo prima, il precedente convegno tra danno, una vera e propria beffa. A gennaio il TAR del Lazio aveva già imposto un primo stop al fenomeno, respingendo il ricorso presentato da un gruppo di aziende e confermando che l'attività di pascolamento doveva essere effettuata dal soggetto che beneficiava dei contributi e che non poteva essere appaltato da terzi usando terreni al solo scopo di ottenere i fondi europei. Ora i decreti attuativi della nuova PAC hanno definitivamente fatto chiarezza a favore degli allevatori locali e questo è un secondo successo che abbiamo avuto. Le modifiche richieste dall'Unione Europea sono diverse, ma il principio che ci ha ispirati è stato quello che non si azzerano le misure innovative previste dal PSR Marche e che cercheremo di favorire il più possibile le aziende agricole. Principi questi che sono stati condivisi anche dalle commissioni in Consiglio regionale. Queste sono state inoltre portate alla consultazione del tavolo verde, dove siamo abbastanza in linea anche con le richieste delle associazioni di categoria come Agroinsieme e Coldiretti. Noi vogliamo costruire uno sviluppo territoriale più equilibrato, favorire nuove economie territoriali, sviluppare maggiori servizi alle comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le 6 priorità previste dall'articolo 5 del regolamento UE numero 1305 del 2013. L'agricoltura delle Marche, con questo nuovo strumento, continuerà a crescere, ad investire, a ringiovanire, ad internazionalizzare la vendita delle proprie produzioni di qualità, in primis vino e biologico, che viaggiano a trend di crescita vicine alle 2 cifre, ma anche nel settore della pasta, della panificazione, dell'ortofrutta, della birra agricola e di altri settori cosiddetti di nicchia. Infine, vi ricordo che sono previsti dei programmi nazionali cosiddetti PON con altri 2,2 miliardi per le imprese, dei quali 1,6 miliardi per i piani di gestione del rischio, le assicurazioni per intenderci. C'è l'impegno della Regione perché una quota significativa di queste risorse possa andare a vantaggio delle imprese marchigiane. Io mi scuso con voi se ho parlato così tanto, ma l'argomento richiede la maggiore chiarezza possibile, perché con il piano di sviluppo rurale c'è data un'occasione importante di crescita e di sviluppo che no, non può in alcun modo essere disattesa, ma che deve vedere l'impegno di tutti, istituzioni e soggetti interessati nella costruzione di una rete capace di non disperdere a nessuna energia. Insieme è più facile e meno duro raggiungere tutti gli obiettivi.
questo impegno che porterà il bene al futuro della nostra agricoltura.